Esperienza coreana va messa nel contesto perché sennò uno dice, e tanti me lo chiedono, tipo, ma te con la Corea, perché questo rapporto, questo amore, da dove è iniziato? È iniziato 9 anni fa ormai, quando ero alla ricerca di un sous chef e volevo un ragazzo coreano. Ho mandato un messaggio in un forum di italiani, chef italiani all'estero. E uno mi ha risposto dicendo: ho qui un ragazzo che mi sta facendo a me da sous chef a Singapore, uno chef italiano, mi ha detto vorrebbe fare un'esperienza in Italia. E va bene, sono andato a fare tutte documentazioni, paperwork per fargli avere il permesso di soggiorno e l'ho fatto venire qui. Questo ragazzo è Park Song-woo e adesso ha il suo ristorante a Gangnam. Ho visto la dedizione, la serietà, l'ordine, mi sono subito innamorato prima di queste cose qua, del modo di fare. Poi dopo, siccome i coreani sono un po' come gli italiani, quindi quando vanno all'estero hanno bisogno di noi di portarci il mezzo chilo di spaghetti e la passata, loro hanno bisogno di portarsi gochujang e vari condimenti del genere. Quindi ho iniziato ad andare a Milano, perché vabbè, la comunità a Milano è abbastanza folta e ci sono anche vari negozi dove approvvigionarsi. E quindi ha portato qua e mi sono innamorato poi di tutti i vari prodotti. Abbiamo iniziato anche a inserirli nei piatti del ristorante, a fare un po' di mini micro fusion. Dopo 6 mesi è arrivato un altro ragazzo, così, un altro ragazzo coreano dall'Alma come stagista. Poi loro due hanno iniziato anche a diventare amici. Ho iniziato a condividere il modo di vita coreano, il modo anche di divertirsi, di socializzare coreano. E mi è piaciuto, ero già dentro nella comunità anche milanese che mi ha permesso di partecipare a un concorso organizzato in cui anche tu eri presente come ospite dall'ambasciata coreana. Ho vinto anche perché vabbè, sapevo un po' di cucina coreana ed ero anche un po' avvantaggiato dal fatto di essere già uno chef professionista, quindi è stato abbastanza facile. Questo mi ha permesso di andare 12 giorni in Corea come premio di questa vincita. Sono andato là, è stato molto bello, prima scoperta della Corea finalmente. Sono stati solo un giorno all'andata e al ritorno a Seoul e poi gli altri giorni, praticamente 10 giorni a Jeonju. Lì ho scoperto primo contatto vero con il Hanssik originale. Ed è stata una grande scoperta, già lì è iniziato l'amore. 2018 mi arriva una chiamata da una ragazza che opera a Milano, tiene contatti culturali con la Corea, a cui CJ, proprietaria di Olive TV, ha chiesto di trovare uno chef italiano per un nuovo programma televisivo. In realtà era Hanssik Dechab. Non era nuovo, era già la quinta edizione, però è sempre stato una battaglia tra coppie di chef coreani. Quindi questa volta hanno voluto fare mix, fusion, quindi sempre coppie da due, uno chef straniero, un master di cucina coreana, battaglia. Io sono stato scelto per fare il team Chuncheon-do. Ho creato un grandissimo rapporto, è nato un grande rapporto di affetto, amore nel senso materno quasi con la mia Sabunim, che chiamo ancora adesso Sabunim, la mia mentore, e che si chiama Lee Yong-soo e ha un ristorante a Puyo. E quindi è stato lì, ho iniziato, basta, lì poi dopo lei mi ha un po' adottato, sono stato tanto tempo da lei. L'università di cosa ti occupi? All'università mi occupo, hanno due programmi l'università, quindi uno è solo cucina coreana insegnata in coreano per gli studenti coreani che vogliono fare il college. Poi c'è la parte universitaria che sono 4 anni, e possono scegliere se farla in coreano o fare il programma internazionale che si chiama SICA.
Seoul International School of Culinary Arts, dove tutti i professori sono stranieri e insegno loro svariate materie, dalla cucina etnica mia, che è quella italiana, oppure cucina moderna, perché vengo anche da un background di fine dining, quindi ho fatto varie esperienze in Europa, in Italia, al Noma, da Piazza Duomo, da Enrico Crippa, da Uliassi, quindi ho visto le tecniche nuove e le porto là, perché là è ancora in sviluppo questo tipo di cucina. Il ruolo dell'insegnante che ti piace, qualcosa che avevi già in mente di fare prima oppure. Ho già fatto esperienza assolutamente, mi piace molto perché mi piace poter trasmettere quello che ho imparato con fatica anche negli ultimi 15 anni, perché è stato comunque un lavoro abbastanza stressante per quanto riguarda la pressione che hai giorno dopo giorno. Quando hai una stella Michelin ti senti sotto giudizio tutti i giorni, quindi vuoi sempre migliorarti, quindi studi, quindi ti informi, le nuove tecniche e tutto questo lo accumuli, lo accumuli, lo accumuli, però poi alla fine lo metti in pratica, ma lo metti in pratica nel tuo ristorante. Non puoi mettere in pratica tutto quello che sai perché ci sono degli ovvi motivi e limiti di fattibilità, quindi fai i tuoi piatti così, però ti piacerebbe poter parlarne o poter fare anche altro. E Usong mi dà la possibilità di poter creare, quindi creo ancora, penso, faccio nuovi piatti con gli studenti, insegno ma non impongo. Quindi insegno come fare qualcosa, insegno i mattoni, i pezzi, i mattoncini Lego e poi dopo dico metteteli assieme voi come volete. Quindi sono molto stimolati anche nel creare la loro, cioè non è una cosa io ti insegno, tu fai quello che ti dico. Tu applichi le varie tecniche che ti insegno e poi dopo. Come dovrebbero fare poi dopo quando entreranno nell'industria vera e propria, dove sarà richiesto che usino la testa, usino la creatività. Quindi delle similarità insomma tra quella italiana e Assolutamente, è quella. una delle prime cose che ho notato. Il rapporto tra italiano e cibo e coreano e cibo è molto 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 simile. Prima di tutto è importantissimo, è una cosa, il cibo è una cosa fondamentale, deve esserci, deve essere abbondante, deve essere consumato solitamente in compagnia e c'è un tramandare la tradizione, quindi la nonna è la migliore cuoca del mondo, come fa da mangiare la nonna così, esattamente come gli italiani, c'è tanta, tanta tradizione che ruota attorno al cibo. È un punto di congiunzione molto, molto simile tra le due culture. Poi abbiamo un modo appunto di socializzare molto, molto simile. Insomma, cos'è che ti attrae di più, ti interessa? Mi piace la cultura, mi piace la tradizione, il Kimchang, lo adoro, è una cosa comunitaria dove tutta la famiglia si fa per tutta la famiglia, assomiglia molto al sud Italia quando si fa pomarola, esatto, la passata di pomodoro, tutta la famiglia si fa la conserva per tutto l'anno e per tutti. E quindi poi tutto, e poi anche la salubrità. Sto molto meglio quando sto in Corea. Non mangio quasi nulla di occidentale, quindi abbraccio la cucina coreana totalmente, tutti i giorni mangio coreano. E quando torno qua in Italia mi dicono tutti come stai meglio, se sembri più giovane, più bello, ed è di tutto. Mi ricordo un'esperienza che durante mi ha permesso di fare la Hansi Decha, quindi il programma televisivo, ci hanno portati nel tempio di Jeongkwan Sonim, la monaca famosa, diventata famosa per Chef's Table di Netflix. E lei ci ha fatto vedere anche lei la sua collezione di onghi, aveva una Ganjang di 10 anni.
E la, diceva, la beveva, nonostante sia salatissima, e questa è una cosa che non comprendo, è l'unica cosa che non comprendo bene della cucina coreana, è questa spauracchio del salato. Per noi il salato viene dal sale, aggiungiamo sale di solito all'italiano per aggiustare il sapore. Invece per il coreano, se aggiungi troppo sale, ah, ciada, è salato. E tante volte mi capita, perché a me da italiano ho un gusto del salato differente. Per il coreano invece ganjang è salatissima, soprattutto gukganjang, che è quella un pochino più chiara per le zuppe, è molto salata, sale puro. E ho visto la monaca berne un cucchiaio dicendo che è l'essenza della vita, che fa benissimo. Sono convinto che sia quello, ma è disastrosamente, tremendamente salata. Sono sicuro che se facevo provare un piatto di pasta al pomodoro con una bella grattata di parmigiano sopra, avrebbe detto, ah, c'è da, che è troppo. Quindi non riesco a capire l'analisi del salato che ha il coreano, perché per me quello è tremendamente salato, però per un coreano i miei sapori sono salati. Sì, sicuramente ho usato molti degli ingredienti. La cosa più facile e anche più sensata per creare comunque del fusion è utilizzare ciò che realmente caratterizza la cucina coreana. I sapori della cucina coreana vengono caratterizzati al 90% dai jang, dai condimenti, quindi da gochujang, doenjang, samjang. Ho usato, anche se so che è più di origine cinese, però ho fatto una specie di, invece che fare jajangmyeon, quindi con il chunjang, ho fatto un jajang risotto, quindi mettevo chunjang alla fine nella mantecatura del risotto, veniva questo risotto scuro ma pieno di sapore, esattamente come jajangmyeon. Ho usato spesso gochujang per insaporire le basi dei sughi dei primi, quindi della pasta che facevamo la prima volta. Avevo fatto una specie di puttanesca scomposta, quindi con capperi olive fritti, quindi croccanti sopra per dare croccantezza. Nel sugo poi avevo messo, invece che il peperoncino, avevo messo gochujang, da molto sapore ovviamente, perché non è il solito peperoncino che dà solo il piccante, da dolcezza, da profumo, da umami, perché ovviamente la fermentazione crea un profilo gustativo diverso. E doenjang l'ho usato molto, ho fatto una mia scoperta, un mio copyright, che è una banana doenjang sauce, quindi una banana, lime e un cucchiaione di doenjang tutto frullato. Lo facevo con un calamaro arrostito, che il calamaro tra l'altro trattato come se fosse sogogi, per quando fai bulgogi, quindi stessa marinatura bulgogi, però non su oggi no, non su sogogi. È venuto molto bene, accompagnato da questa salsa. Poi l'esperienza televisiva, insomma, come è andata? Ti sei divertito? Ah, mi sono divertito. Una cosa che rifaresti? Assolutamente, sto anche lavorando per quello, per poterlo rifare se ho ancora la possibilità. E quell'esperienza mi ha permesso di incontrare tantissime persone, perché uno studio televisivo è anche composto da tantissime persone, poi noi in particolare eravamo trattati come gruppi diversi, appunto perché eravamo team diversi, e ognuno aveva il proprio interprete, la propria producer, il proprio writer, quindi con tutti loro con cui ero anche a contatto giorno dopo giorno si è anche creata un bel rapporto, una bella amicizia, mi ha permesso di conoscere tante persone, mi ha permesso di coltivare un rapporto con il signor Baek Jong-won, quindi anche quello è un motivo di orgoglio di essere riuscito a conoscere persone che
sono molto molto popolari e anche amate in Corea, perché la televisione ho scoperto che ha una posizione abbastanza importante nella società, quindi l'ho notato dai ristoranti. Ci sono questi ristoranti che magari vengono trasmesse solo 5 minuti sulla NBC, sulla KBS, sono apparso così con foto anche, così questi cartelloni fuori, quindi come per dire garanzia di qualità, sono apparso in televisione, facciamo da mangiare straordinariamente, quindi questo è uno anche dei motivi e delle prove che la televisione ha ancora una grande presa sulle persone. Tornerai in Corea, poi ti progetti altri? Io tornerò in Corea, farò lo spring semester di Ulsan, che va dal 2 marzo fino a metà giugno più o meno, e avrò 5 corsi, quindi sarò abbastanza impegnato, però cercherò anche di fare di comunque mantenere il mio di imparare il coreano il più possibile soprattutto, e poi dopo di magari riuscire a fare qualcosa o in TV. Sarebbe bello poter aprire un ristorante italiano, o perché è ovvio aprire un ristorante italiano per me. Sono italiano, un altro italiano farebbe così. A me piacerebbe fare il contrario, qualcosa che sarebbe più cool. Apro un ristorante coreano. Da italiano, quindi cucino a Hansik da un punto di vista italiano.